Il 2022 è finito veramente da poco. Dal titolo si direbbe che sia stato un anno favoloso e sinceramente, se guardo i miei dividendi, lo è stato. Quando vedrete i numeri rispetto allo scorso anno, capirete che è andato tutto alla stragrande. Ma non è tutto oro quello che luccica, perché incidenti di percorso ne ho trovati e molto probabilmente avrei potuto fare molto di più. Ma ancora peggio forse nel 2023 non riuscirò a ripetere le performance di quest'anno. Ma andiamo con calma. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione, nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto nella descrizione. Con tutta sincerità spero che per voi il 2022 sia stato un anno favoloso. Io ho avuto una serie di gatte da pelare e, come dicevo prima, potrei avere delle performance nel 2023 dal punto di vista dei miei investimenti, dei miei dividendi, sottotono rispetto a quelle del 2022, che sono state sopra le mie aspettative. L'incremento percentuale dei dividendi mi ha sorpreso, non avevo neanche pianificato lontanamente questi risultati. Partiamo prima di tutto dagli incidenti di percorso e poi arriviamo alle cose belle, vediamo la valanga di dividendi, aiutati anche ovviamente dai premi che ho incassato dalle opzioni. Poco dopo la metà dell'anno ho cambiato lavoro, ma diciamo che non ho trovato sintonia con le mie aspettative, per cui ho ricambiato di nuovo lavoro poco prima della fine di questo anno, del 2022. Questo ha impattato in un certo modo le mie finanze. Inoltre, abbiamo avuto una serie di imprevisti economici che non potevamo assolutamente prevedere, altrimenti non si chiamavano imprevisti, che ci hanno messo in allerta finanziaria. A questo si aggiunge che, per nostra scelta, della famiglia intendo, mia moglie non ha lavorato per tutto il 2022, ma abbiamo preferito, visto che non abbiamo parenti vicino, di fare in modo che lei si dedicasse al bimbo. Insomma, come dicono gli inglesi, long story short, abbiamo dovuto disinvestire qualcosina, qualche soldino, ricorrere un poco al fondo, al conto di emergenza e anche richiedere un piccolo finanziamento. Ecco perché dico che il 2023 non sarà uguale al 2022. Però passiamo alle belle notizie invece. Quelle che nel 2021 avevo incassato un totale di 245,11 € di dividendi in totale, che avevo cominciato a contare da maggio 2021 quando avevo il conto titoli Siwidiba. I primi mesi dell'anno, avendo fatto il trasferimento dall'Irlanda, avevamo disinvestito tutto e tenuto la liquidità in caso appunto di emergenza. Non potevamo sapere come si sarebbero evolute le cose. Questo ha impattato il risultato, ma data la media mese, che era di circa 30 €, ci sarebbero stati più o meno 120 € in più per un totale di più o meno di 365 € circa di dividendi. Lo scorso anno ero già soddisfattissimo, considerato che avevo fatto un trasferimento internazionale dall'Irlanda all'Italia. Nel 2022 invece ho seguito un approccio diciamo più mobile, facendo investimenti accompagnato anche da trade di più breve periodo e aggiungendo dopo metà dell'anno le famosissime opzioni. Poi dopo i risultati vi dico anche quanto ho ridotto il mio portafoglio questo anno per fare anche una stima dei dividendi del prossimo anno. Prima di passare ai dividendi e a quello che ho incassato durante il 2022, per quanto riguarda il pack che sto facendo per il mio bimbo, per Andrea, ma che comunque sono sempre asset a mio nome, nel 2023 lo andrò a portare da due ETF a un ETF unico, globale, e non credo di fare molto di più. Anzi, in realtà ho già iniziato a fare queste variazioni, andando appunto a variare quello che ci metto tutti i mesi, il gettoncino che ci metto. E comunque, essendo molto contento che ha recuperato tantissimo da quello che erano i trimestri precedenti e portandolo quasi in positivo. Ora però andiamo al computer e vediamo lo spreadsheet, il file Excel con quello che è gli incassi di questo anno che è appena concluso. Allora, partiamo prima di tutto a parlare dei dividendi mese per mese e delle opzioni mese per mese. Come si può vedere qui, ho fatto questo piccolo file Excel, l'ho fatto espressamente per voi perché ho fatto alcune operazioni, anzi molte operazioni durante l'anno, per cui c'erano aziende che sono uscite dal portafoglio, altre che ne sono entrate, altre che sono semplicemente andate via momentaneamente. Poi con la gestione delle opzioni è anche questo un po' il problema, tenere un po' traccia per
più che altro per voi, perché comunque col report del broker io ci riesco a stare dietro, però per farvi vedere le cose in maniera più chiara possibile, ho preferito fare questa piccola paginetta con i dividendi mese per mese. Come si può vedere, i dividendi durante l'anno hanno avuto dei picchi e hanno avuto dei minimi, però giusto giusto sono con una media più alta rispetto a quella dell'anno precedente, come vi stavo dicendo prima. Selezionando poi qui andiamo a vedere anche quali sono diciamo, la somma, 1.332 euro, con una media di 111 euro al mese, che rispetto ai 30 euro circa, insomma, sono tanti soldini in più. E poi andiamo a vedere anche la variazione percentuale rispetto all'anno scorso, o comunque, come avete potuto capire dai numeri, è stato un grosso aumento rispetto allo scorso anno. E poi da ottobre ho fatto anche questo esercizio delle opzioni, in cui mi sono andato a cimentare ed ho una media in questi 3 mesi di 167 euro al mese al netto della tassazione, perché avendo un broker in regime amministrato vado a ricevere tutto al netto. Ovviamente qui è da dire che mi ero anche diciamo aspettato di fare più o meno 900 euro di opzioni nell'arco della fine dell'anno. In questi 3 mesi diciamo che ho esagerato, ho fatto la pipì fuori dal vasino, però come si dice di solito, se punti alle stelle alla luna ci arrivi. Io in questo caso non sono arrivato neanche a Crotone, perché come vi accennavo prima nel video ho dovuto tagliare un po' di liquidità per dei problemi personali che non vado qui a dirvi. Comunque la liquidità tagliata in questo anno, purtroppo, anzi negli ultimi 2-3 mesi dell'anno, è di 7.000 euro, per cui del mio portafoglio totale ho dovuto eliminare 7.000 euro che dovrò andare a recuperare nell'anno 2023 in un modo o nell'altro. Sono convinto che ce la farò. Detto ciò, abbiamo visto come andando in là nel tempo la percentuale di dividendi è aumentata anche grazie alle opzioni, però da giugno in poi ho cominciato ad avere un po' più di ingressi proprio per alcune operazioni che ho fatto, che erano un po' più di trading rispetto a un vero buy and hold di alcune posizioni che comunque ci sono e sono core all'interno del portafoglio. Magari ad inizio dell'anno, di questo anno, farò anche un video in cui vado a illustrare gli ETF core del mio portafoglio, perché diciamo che la maggior parte della porzione del portafoglio in questo momento su alcuni ETF a distribuzione ad alto dividendo. Andiamo a vedere allora qual è l'aumento percentuale sia in ambito dei dividendi, ma anche in ambito di ottenimento totale di liquidità durante il 2023 rispetto al 2022. Qual è stato in pratica l'aumento totale del cash flow, sia con le opzioni che senza? Ed eccoci qui sulla schermata: nella prima colonna abbiamo il 2021, nella seconda il 2022. Come si può vedere, solo dividendi l'anno scorso ho fatto 245 euro circa, quest'anno sono 831 euro circa, con un aumento dei dividendi, solo dei dividendi rispetto all'anno precedente, di un 239%, con un incremento totale di 586 euro di dividendo rispetto al 2021, che è un risultato, come dicevo prima, che per me è eccezionale, non me lo sarei mai aspettato né oggi e né mai. Ho incassato 501 euro di opzioni per un totale di 1.332 euro circa. In ogni caso, l'incremento totale, incluso le opzioni, rispetto all'anno 2021 è del 443%, perché l'anno scorso appunto avevo solo i dividendi, 245 euro al netto della doppia tassazione, mentre quest'anno fra opzioni e dividendi ho fatto 1.332 euro, con un incremento totale rispetto all'anno 2021 di 1.087 euro, che è uno stipendio questo in più che mi sono creato durante l'anno. Ovviamente vederli mese per mese non si nota, ma alla fine dell'anno, avendo fatto i conteggi sul file Excel, effettivamente mi sono reso conto di quanto il risultato l'ha migliorato. Come dicevo prima, purtroppo non so se riuscirò a fare lo stesso risultato nel 2023, però la speranza è l'ultima a morire. Quali sono le prospettive per il 2023? Diciamo che prima di tutto voglio recuperare in un modo o nell'altro i 7.000 euro che ho fatto volatilizzare perché ho dovuto disinvestire. È un intervento che credo questo sia possibile, e in questo caso vorrei riportare il flusso di dividendi e quello di opzioni allo stesso livello del 2022, che sarebbe comunque un ottimo risultato. Operazione più fantasiosa e quasi impossibile è aumentare questo flusso di cassa, magari riuscendo a recuperare più dei 7.000 euro che quest'anno non vedremo più, che non ci saranno. Vedremo come si andrà ad evolvere il tutto. Ecco qui come è andato a concludersi questo 2022. Se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di fammelo capire con un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube, ma anche per me. Lasciami un commento qui sotto e dammi le tue impressioni in merito. Se poi sei nuovo su questo canale e non vuoi perderti nessun video successivo, quello che puoi fare è iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun video pubblicato successivamente. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!